Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. È doveroso iniziare questo video con un momento di ricordo nei confronti di Mirella Cerini, sindaca della città di Castellanza. La notizia che ci ha colto ieri pomeriggio nella giornata della festa delle liberazioni ci ha trovato tutti impreparati. Mirella era una donna tenace, forte, amante della sua città e della sua comunità. Era nello svolgimento del suo secondo mandato e compieva davvero il suo lavoro in maniera impeccabile, sempre a disposizione dei suoi cittadini e della sua Castellanza. Alla comunità di Castellanza e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento di profondo dolore. Sono giornate di festa e di ponte e in alcune di queste giornate l'ufficio elettorale del comune di Fagnano Lona è aperto proprio perché si avvicina la scadenza elettorale delle elezioni europee del mese di giugno. Invito chi fosse interessato per appunto accedere all'ufficio elettorale del comune di andare sul sito istituzionale e lì troverà proprio tutte le date con le aperture e gli orari dell'ufficio elettorale. Il 1° maggio, mercoledì, è la festa del lavoro e anche in quell'occasione gli uffici pubblici saranno chiusi. Non l'ho detto la settimana scorsa, lo dico in questo video, ho firmato comunque un'ordinanza per la possibilità di mantenere acceso i riscaldamenti fino al 3 maggio compreso, quindi gli edifici pubblici o anche le abitazioni private terranno e possono tenere acceso il riscaldamento. L'abbiamo fatto perché abbiamo avuto modo di vedere appunto questo calo di temperature anche abbastanza importante in questi giorni e per dare la possibilità a tutti di stare al caldo nelle proprie abitazioni o nello svolgimento dei propri compiti all'interno degli edifici pubblici del nostro paese. Gli eventi del fine settimana e della settimana: sabato qui al Castello Visconteo c'è un appuntamento molto importante organizzato dall'amministrazione comunale ed è un momento dove si parla dell'Afghanistan, un paese dimenticato alla ricerca della pace. Ci sarà alle ore 17 l'inaugurazione di questa mostra fotografica e alle ore 18 un incontro aperto a tutti in sala consigliare con Atai Vali Mohamed, che è un afghano con cittadinanza italiana, che parlerà di diritti civili in Afghanistan, un paese che poi dopo l'abbandono delle truppe statunitensi nell'agosto di pochi anni fa è praticamente passato un po' nel dimenticatoio di tutti, e questo è un modo anche per risvegliare le coscienze di tutti noi e il pensiero su ciò che avviene anche in parti remote, un po' distante da noi, ma che comunque ci deve far riflettere e far pensare su come svolgiamo il nostro operato anche da cittadini e da esseri umani in questo mondo. Mentre il 1° maggio alle ore 16 presso Calipolis l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia organizza un concerto proprio per la festa del lavoro. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.